Se il 24 maggio non eravate alla sede provinciale di Confcommercio Taranto, vi posso dire che vi siete persi un grandioso incontro sapientemente moderato da Simona Giorgi sul turismo delle radici New Generation, un'esperienza immersiva di scoperta e di viaggio. Io sono Alessia Boccanfuso, social media manager specializzata nel settore turistico e ho avuto l'onore di partecipare a questo incontro che fa parte del roadshow iniziato a febbraio a Campobasso. Ma cos'è il turismo delle radici? Bene, dobbiamo pensare a tutti coloro, tutti gli italiani che vivono oramai all'estero, ma anche a tutti quei discendenti di coloro che sono emigrati tantissimi anni fa. Bene, queste sono persone che vogliono tornare in Italia alla scoperta delle proprie radici, alla scoperta di una nazione che gli è stata raccontata dai genitori, dai nonni o che hanno comunque conosciuto anche attraverso il cinema. Quindi questo è, sono persone, viaggiatori, che tornano alla riscoperta delle proprie radici. Voglio citare Alberto Corti, responsabile del settore turismo Confcommercio Imprese per l'Italia, il quale ha fatto uno dei primi interventi dopo i saluti del presidente di Confcommercio Taranto Giangrande e del direttore di Confcommercio Taranto Mancino. I numeri sono incredibili. Parliamo di 6 milioni di italiani che risiedono all'estero che detengono ancora il passaporto italiano. Una cifra che sale a 80 milioni, abbiamo questa stima, nel momento in cui noi andiamo a includere anche i discendenti. Sono effettivamente dei numeri incredibili, numeri che sono stati poi illustrati durante questo incontro e che hanno portato il Ministero degli Affari Esteri a decretare il 2024 come l'anno delle radici italiane. Turismo, commercio, cultura, servizi, qui parliamo di un ecosistema davvero gigantesco che interessa diversi settori e che può fare davvero la differenza all'interno della nostra economia. E io vorrei citare il nostro presidente Giangrande, il quale durante il suo intervento iniziale ha detto che il turismo delle radici è effettivamente cambiato. Non parliamo più del classico ritorno a casa da parenti e amici degli italiani all'estero di prima generazione. Il viaggio in Italia per i migranti di seconda e soprattutto terza generazione, quindi parliamo dei nipoti, è un'esperienza di italianità e di scoperta del nostro paese. Ma come possiamo strutturare qualcosa di concreto all'interno di questo nuovo mercato? Di sicuro non possiamo pensare di lavorare come isole, invece, come dicevo prima, è necessario un lavoro sinergico da tutte le parti, da tutti i settori e soprattutto è necessaria un'organizzazione capillare che parte dai dati. Ed è questo ciò che ci è stato consegnato all'ingresso prima dell'inizio della conferenza. Qui abbiamo lo studio che è stato effettuato e guardate, qui abbiamo dati davvero fondamentali per conoscere questo nuovo tipo di turismo e soprattutto tutti coloro che ne sono coinvolti e che viaggiano poi qui in Italia alla riscoperta del loro paese di origine. Qui troverete un'analisi per la quale su sollecitazione di Confcommercio sono state elaborate tre distinte indagini. Abbiamo un'indagine sul valore economico, una ricerca demoscopica su turisti attuali e potenziali e un'analisi qualitativa di una comunità enorme che ha voglia di riscoprire le proprie origini e che rappresenta dal punto di vista turistico una domanda potenziale di dimensioni sorprendenti. Si tratta di un turismo diverso, per citare le parole del dottor Grassi, il quale ha coordinato lo studio che ho citato poco fa per conto dell'Istituto SVG. Se il turismo ha come parola chiave il concetto di relazione, turismo delle radici ha come parola chiave il concetto di riconnessione. E quindi riconnettersi con i luoghi d'origine dei propri nonni, dei propri genitori. Io personalmente nel corso della mia carriera ho avuto l'opportunità di collaborare con tour operator americani che lavoravano proprio con questo tipo di turista, quindi parliamo di
italo-discendenti. Bene, il loro viaggio partiva già dall'America, con la ricerca delle proprie origini, quindi entravano in contatto con i comuni dove erano vissuti i loro nonni, bisnonni, comunque coloro che facevano parte della loro famiglia, per andare alla ricerca di familiari, riscoprire luoghi, ma soprattutto di ricreare un albero genealogico. Infatti sarà proprio il dottor Mucciaccia, responsabile mercati, ex Unione Europea Puglia Promozione, il quale durante il suo intervento ha proprio cercato il supporto dei comuni, in quanto uno dei servizi più richiesti dagli italiani all'estero sono proprio i servizi democratici, i quali devono essere necessariamente efficienti per fare poi le ricerche su quelle che sono le proprie origini. Tutto ciò ovviamente andrebbe ad influire su quelli che sono i flussi di incoming e in tutto ciò non dobbiamo dimenticare anche il rilascio dei documenti digitali. Quindi capite bene che qui non parliamo solamente di alberghi, guide, qui parliamo anche di interventi istituzionali come possono essere quelli dei comuni. Ma torniamo alla ricerca, la quale ha permesso di identificare quattro persone. Abbiamo il nostalgico, l'ambassador, il discendente e i curiosi. E per noi è davvero importante, operatori in questo settore, conoscere a chi ci rivolgiamo, perché poi ci aiuta ad adeguare esperienze, servizi e soprattutto a destagionalizzare la nostra offerta. Sono tutti i viaggiatori che non viaggiano a luglio e agosto, ma che possono facilmente andare a occupare quelli che sono, magari per noi, dei periodi di bassa stagione. Anche perché poi per ogni persona abbiamo un prodotto turistico differente. Perché dovete pensare che l'italiano di prima generazione che vive in Europa torna molto più facilmente nei suoi luoghi di origine e vuole tornare dove effettivamente si trova la sua famiglia. Ma pensiamo invece a un discendente, a coloro che magari vivono in Argentina e in America, che fanno sì un viaggio in Italia per andare alla riscoperta delle proprie radici, però nel momento in cui si trovano in Italia vogliono scoprire anche il nostro paese. Quindi andare anche alla ricerca di quell'Italian style, un'Italia che, come dicevo prima, è stata raccontata dai loro nonni. E ovviamente andranno a trovare un'Italia, una Puglia differente da quella che effettivamente gli è stata raccontata. Questo è sicuramente un mercato enorme. Non ci possiamo scordare i 600.000 giovani che sono andati all'estero alla ricerca del lavoro e saranno i turisti delle radici di domani. E poi, come ci fa poi notare anche il dottor Mucciaccia, sono cambiati i luoghi di migrazione, quindi non parliamo magari più dell'Argentina, però possiamo citare nuove aree del mondo poco battute in passato, come l'Olanda, la Francia, la Spagna, la Cina, la Scandinavia, dove adesso si stanno andando a creare nuove comunità italiane, nuove comunità di pugliesi all'estero. Da parte nostra, da parte di noi operatori del turismo, è importante comprendere che il turismo delle radici non è solamente un prodotto del ricordo. Qui dobbiamo andare oltre il Made in Italy, qui abbiamo dei turisti che vanno alla ricerca dell'Italian style, che può essere quindi un'importante occasione di costruzione di imprese sia italiane che estere. Nella cartellina ricevuta al momento della registrazione avrebbero dovuto mettere anche un pacchetto di fazzolettini, perché durante la conferenza i vari interventi sono stati intervallati da video testimonianze di italiani all'estero e credetemi quando vi dico che l'emozione in sala era palpabile. Personalmente, soprattutto quando poi c'è stata la ricostruzione del viaggio della signora Margherita, la quale ha fatto il suo viaggio delle radici in Italia partendo da Sanremo. Credetemi, quelle parole e quelle testimonianze sono state davvero toccanti. E proprio parlando di queste testimonianze, c'è una cosa che io vorrei far notare e che è emerso effettivamente durante l'incontro. Bene, sono persone che non sono partite necessariamente dalle grandi città, ma parliamo anche di piccoli borghi di 1000-1200 abitanti. Sono borghi che al momento nella
realtà turistica attuale sono anche abbastanza sottovalutati e che magari adesso potranno andare sotto i riflettori e avere l'attenzione che meritano. Un altro intervento molto interessante è stato quello della dottoressa Sinisi, esperta del turismo delle radici, la quale adesso si può prendere anche un attimino qualche rivincita, qualche soddisfazione su coloro che un tempo la definivano quasi matta nel voler riportare in Italia coloro che erano partiti con le valigie di cartone, coloro che sono stati addirittura definiti dei poveracci. Bene, adesso la dottoressa può dimostrare proprio anche con i dati, con quello che sta accadendo nel nostro paese, che tutto ciò in realtà invece è possibile. Il punto di vista della dottoressa è davvero molto interessante perché oltre alle personas che effettivamente sono emerse dallo studio, effettivamente ci fa notare che un italiano all'estero che vive in America, che vive in Argentina, non sono per niente paragonabili. Quindi parliamo ancora di turisti differenti tra loro, che hanno differenti esigenze e ci fa anche notare che il viaggio parte proprio dall'estero, parte proprio da casa, per poi arrivare fino in Italia. In questo convegno non poteva mancare l'intervento della dottoressa Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto Italea, e il programma di promozione del turismo delle radici che è stato lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all'interno del progetto PNRR e finanziato da Next Generation EU, un progetto che è rivolto agli italiani all'estero e italo-discendenti, intenzionati a scoprire i luoghi e tradizioni delle proprie origini, fornendo un insieme di servizi per agevolare il viaggio in Italia dei turisti delle radici grazie all'organizzazione capillare di 20 gruppi, ognuno in ogni regione d'Italia, i quali avranno poi il compito di assistere e supportare i nostri turisti. Cerchiamo di comprendere un aspetto fondamentale. Il fenomeno è stato già studiato, adesso siamo già nella parte operativa, quindi non vi potete perdere questo tipo di studi, questo tipo di conferenze, perché davvero contengono delle informazioni importantissime per strutturare la nostra offerta, che ci permettono poi di pensare a come collaborare con altri colleghi del nostro settore. Infatti, proprio per questo sono contentissima di aver trovato anche l'intervento del responsabile del progetto Slow Food Travel Torre Guaceto, Giuseppe Flore, il quale ha parlato dei progetti di Slow Food Travel e di quelle che sono le esperienze che sono state realizzate. Ma allo stesso tempo abbiamo avuto anche un taglio diverso, una visione differente, grazie a Francesco Muriani, CDA di Fondazione Apulia Film Commission, il quale ci ha parlato di cineturismo e dell'importanza di quello che è stato, quelli che sono le visite, i luoghi dove sono stati girati i film, ma anche il cineturismo come viaggio dei turisti i quali si recano in determinate città per partecipare ad eventi e festival del mondo del cinema italiano. Infine abbiamo avuto l'intervento di Gianfranco Lopane, assessore al turismo regionale della Puglia, il quale ha affrontato dei temi di grande attualità della nostra area, ma soprattutto ha fatto notare come questo sia l'anno della celebrazione effettivamente del turismo delle radici, ma sicuramente non è l'anno della conclusione. Questo video non è e non può essere esaustivo. Mi rendo conto di non aver potuto parlare di tutto, come ad esempio dell'intervento del direttore Mancino, il quale ha parlato di numeri grandiosi. Un intervento molto interessante che davvero mi fa capire e comprendere la grandezza di questo mercato. Io ho cercato di citare tutti e spero di aver dato voce in modo adeguato a quello che è stato un incontro davvero grandioso. Quindi io mi rivolgo ai colleghi del settore del turismo, abbiamo i numeri, abbiamo gli strumenti, quello che non abbiamo più adesso sono le scuse. Benvenuti nel turismo delle radici New Generation.